tutti, soprattutto agli amici presenti qua in sala, che ringrazio veramente. Stasera è un'altra serata di Unplane, quindi veramente grazie, ma penso e saluto con molto piacere anche quelli lontani che ci vedranno adesso in diretta e anche dopo, quando ciascuno di chi è interessato potrà accedere al nostro sito e vedere questa bellissima conferenza. Ora, questa sera non dico che sia il clou delle nostre conferenze, ma è sicuramente una conferenza importante. Perché? Perché voi vedete nelle immagini che quest'anno Pietro Micca saluta, l'Associazione Amici del Museo che vi saluta, l'Associazione Archivio Moretti, ma poi al centro c'è l'immagine di Emanuele Filiberto Primo, il primo, che è colui che nella seconda metà, inizio seconda metà del Cinquecento, ha fatto costruire la cittadella. Abbiamo messo questa medaglia perché? Perché quest'anno è il 450esimo del Pastis, infatti conferenze del 450esimo inizio di quello. E allora oggi perché è importante quella di oggi? Perché oggi è Pastis nel 450esimo dell'inizio della sua costruzione. E ce ne parla chi? Ce ne parla proprio il padre, assieme al generale Guido Moretti. Possiamo considerare che sono i due protagonisti del recupero del Pastis, e il generale, lo storico Pier Giuseppe Menietti è stato un po' il coordinatore di tutti quei lavori di recupero di questo. Allora, oggi è una giornata importante perché lui ha nel suo cuore, nella sua mente, nei ricordi, tutti quei lavoratori, quei ragazzi che hanno dedicato migliaia, poi ce lo racconterà, migliaia di ore lavorative, e io li chiamo i ragazzi del secchiello, perché tiravano su la terra, e ci dirà anche i metri cubi di terra col secchiello, uno per uno, pensate. Allora, solo a pensare a questo sacrificio bisognerebbe fare un monumento davanti all'ingresso del Pastis a quei ragazzi, e lo faremo, magari questo ci prendiamo l'impegno. Allora, mi fa piacere, non perdo molto tempo, anzi non lo presento neanche perché lo conoscete tutti, Pier Giuseppe Menietti, per i libri che ha scritto. Volevo portarne uno ultimo su Pietro Micca, lui è il nostro conoscitore massimo di Pietro Micca, e poi ha fatto altri molti libri assieme a generale Moretti, oltre ai suoi specifici. E allora è così, dico solo due parole, ecco qua. Il 25 gennaio appena scorso era proprio il 450esimo inizio del Pastis, e voi vedete com'era addobbato l'ingresso del Pastis con le bandiere, e c'era anche quella sabauda, e c'era un po' tutte le indicazioni. E qui sono due momenti in cui Pier Giuseppe Menietti spiegava il Pastis alle autorità che sono state le prime a inaugurare il percorso. Non ho voluto mettere la foto principale, ma ce la farà vedere lui, presumo, che verrà dopo. Pertanto, devo dire che oggi è una importante nostra conferenza all'interno di quello che è il ciclo delle fortificazioni alla moderna. Qualcuno me l'ha contestato dopo che l'ho sparato, perché ho detto fortificazioni alla moderna o all'italiana. Ecco, dicendo questo, i francesi hanno detto: come no, noi abbiamo Vauban, noi abbiamo qua, noi abbiamo là. Non, adesso ci spiegheranno che all'inizio erano davvero all'italiana, poi sono passati ad altri europei. Ma come tutte le cose, noi abbiamo le idee e le altre le sfruttano. Però è importante che all'inizio i nostri ingegneri, i nostri architetti hanno insegnato un po' a tutta l'Europa. Ecco, questa è la cosa importante per cui noi la chiamiamo all'italiana. Poi, nella realtà, ha avuto tantissime. Allora, io a questo punto mi fermerei di fronte a questa immagine, che è quella simbolica, col numero 3, con la foto di Pier Giuseppe Menietti, che è quasi più giovane, sì, un po' più giovane. E allora lo lascerei a lui. Prego, un applauso a Menietti. Grazie. Mi tolgo la mascherina anche se mi dona molto. Ringrazio tutti per la presenza e comincio con il classico gentili signore e signori. Vi ringrazio per essere qui e soprattutto
sono contento di poter parlare anche una volta del pastis. Devo ringraziare, permettetemi, il generale Franco Cravarezza per la sua presentazione molto generosa, e devo anche ringraziarlo a nome di tutti gli scavatori per l'importante evento che lui ha organizzato durante il mese di gennaio. Ed era proprio il... aspettate, adesso mi organizzo. Tac, ecco, questo è il titolo. Queste sono le personalità che hanno partecipato a quell'evento di gennaio. E dobbiamo ricordare che il 25 gennaio del 1572 il segretario del duca Emanuele Filiberto, che si chiamava Guglielmo Gromis, convocò tra i presari, che si chiamavano Antonio Bonollo, Nicola Castiolle e Antonio da Gattinara, per far sottoscrivere loro un contratto molto impegnativo che prevedeva la costruzione di una nuova opera che veniva a cingere la cittadella di Torino. Siamo nel 1571 quando il duca Emanuele Filiberto, considerando che la fortezza era già stata ultimata, almeno nelle sue parti principali, partorisce un progetto molto ambizioso, che è quello di dotare i tre bastioni verso la campagna, che erano ovviamente quelli più attaccabili dal nemico, con almeno due opere esterne, due casematte, talmente robuste, talmente ben fatte, da essere in grado di assorbire i primi attacchi del nemico, che erano sicuramente i più pericolosi. Diciamo subito che di queste due casematte che devono essere costruite, ne viene costruita una sola, la cui architettura è talmente complessa che in epoca successiva sarà chiamata al pasticcio, pastizzo, in piemontese al pastis. E potete vedere bene in questa immagine come il pastis fosse stato messo a difesa di uno dei bastioni della cittadella, che all'epoca si chiamava Paciotto e che poi sarebbe stato nominato San Lazzaro. Davanti al bastione c'è il fosso della cittadella, lo vediamo ancora meglio qui in questo disegno dell'architetto Corni. Il grande fossato della cittadella, al quale proseguiva come avanfosso, cingendo tutta la parte esterna della casamatta. Ecco, il perimetro esterno del pastis verso la campagna era trilobato, cioè era costituito da tre opere circolari congiunte da cortine rettilinee. Il fatto di avere queste murature così arrotondate era importante perché i proietti dell'artiglieria dell'epoca erano le palle sorde, cioè erano delle sfere di metallo molto pesanti, le quali, se impattavano su un muro arrotondato, quindi su una superficie così a semicerchio, tendevano più facilmente a essere sviate e quindi facevano meno danni che non colpendo una cortina rettilinea. La parte che vedete dipinta in rosso è quella che contrassegna l'imponente muratura che c'era all'esterno del pastis. Era una muratura a sacco, costituita da due paramenti di laterizio che erano riempiti di calcestruzzo. Questo muro era spesso circa 2,80 m. Quindi potete immaginare la difficoltà che poteva avere il nemico ad abbattere questa struttura. Per cui c'era un rischio, che era quello che il nemico scavasse nascostamente dei cunicoli sotterranei per arrivare sotto all'opera e farla saltare. E allora, per evitare questo, vediamo la seconda figura dove c'è la traccia azzurra, fu costruita una galleria di contromina che al momento pare essere la più antica di quelle della cittadella di Torino, la quale aveva il piano di calpestio che scendeva a meno 13,5 rispetto al piano di campagna e quindi era appena al di sopra della falda acquifera, per cui si era sicuri che il nemico non poteva passare ulteriormente sotto. Questa galleria aveva delle dimensioni impressionanti, perché il perimetro dell'opera è lungo 140 metri e questa galleria era profonda, era alta 4 metri. Una caratteristica che aveva e che dobbiamo tenere ben presente, perché ricorrerà anche nelle spiegazioni successive, è che questa galleria era collegata
con la parte superiore del pastis attraverso 15 pozzi a sezione quadrata, i quali servivano indubbiamente come pozzi di aerazione, ma soprattutto servivano nel caso che il nemico avesse murato il muro esterno di questa contromina, perché il muro sarebbe saltato, l'onda d'urto si sarebbe dissipata all'interno della contromina e avrebbe trovato sfogo da uno o più di questi 15 pozzi che raggiungevano la parte sommitale del pastis. Noi non abbiamo al momento nessuna rappresentazione di come fosse fatta la parte superiore della casamatta, possiamo però supporre che fosse simile a quella del maschio della cittadella, quindi un tetto piano con delle postazioni per i cannoni. Se il nemico comunque fosse riuscito a rompere questa muratura e a entrare all'interno dell'opera, non avrebbe avuto una vita facile, perché si sarebbe trovato in una camera di combattimento a due ordini, la quale aveva una caratteristica precipua, che era quella di avere delle murature trasversali che, come vedremo, potevano essere totalmente chiuse, di modo che il nemico poteva essere intrappolato in un settore dell'opera ed era quindi più facile arginarne l'attacco, anche perché le altre parti dell'opera erano comunque ancora difese da queste murature trasversali. Andando su un'altra figura, vediamo il tracciato di quello che era il passaggio di collegamento fra la casamatta e il bastione, e infine in verde possiamo vedere la zona che era quella delle cannoniere. Infatti, mentre il fronte verso la campagna aveva quel disegno trilobato, verso il bastione era a forma di semicerchio e conteneva delle cannoniere, le quali erano in grado di battere il fossato con tiro un po' ficcante, realizzando una perfetta difesa anti-uomo, ed era quello che si voleva. Ecco, qui abbiamo un particolare, sempre ricorriamo sempre a quel disegno dell'architetto Capra, e possiamo ripassare un attimo. Qui sotto c'era la contromina di cui vi ho parlato, sopra c'era lo spesso muro con i due paramenti di mattoni e l'interno di calcestruzzo, e ancora dentro a questa muratura le due camere di combattimento sovrapposte. Quella superiore serviva come appoggio a quella inferiore, e vedremo come. C'era poi una parte centrale che il Busca, ingegnere militare, chiama il cortile, di cui non sappiamo niente. Il nostro sogno sarebbe quello di poter scoperchiare tutta via Papacino per vedere esattamente cosa c'era. Qualcuno fa segno di no ai Piasnen, perché in effetti sarebbe un'idea un po' ardita. Ma vediamo anche lo spaccato delle cannoniere. Il grande muro che le separa dal cortile, una grande camera che seguiva tutto l'andamento, tutto il perimetro verso il fronte di gola, come lo chiameranno, la vera camera dove c'erano i cannoni con i corridoi di transito tra una e l'altra, e la finestra di tiro. In questa immagine, ecco, io devo ringraziare molto la professoressa Carla Moretti, la quale si è dedicata alla grafica di questa conferenza. Per due pomeriggi ci siamo seduti vicino. Lei è una professoressa di matematica, a me sembrava di tornare ai tempi in cui andavo a lezione senza capire granché di questa materia. Ma il risultato è stato ottimo grazie a lei. Nell'immagine così in orizzontale superiore vediamo qual era la caratteristica del pastis nel Cinquecento. Adesso ovviamente a noi sembra un'opera interrata, perché ciò che vediamo è nel sottosuolo. Ma nella realtà dei fatti il pastis emergeva sul fossato della cittadella. Io faccio sempre un paragone di pasticceria. C'è l'amico Bruno Gambarotta che potrà dare ragione. Il pastis era come una fetta di torta, il bastione era come una fetta di torta e il pastis era come un croissant messo di nuovo. Ora, questo croissant segue lo sviluppo della cittadella, la quale nei secoli si trasforma notevolmente, come ci insegna l'amico Fabrizio Zannoni. Il pastis, nell'imminenza dell'assedio del 1706, viene inglobato in una controguardia. Sono le guide del museo, lo spiegano bene i visitatori, sono quelle opere a forma di V che erano state poste proprio nel 1705
a difesa dei tre bastioni verso la campagna. Vedete che ritorna l'idea di Emanuele Filiberto di munire di più la cittadella verso il luogo dove era più probabile l'attacco del nemico. Arriviamo all'assedio del 1640. È probabile che il Bastis abbia avuto un piccolo impiego in relazione a dove si era sviluppato l'assedio, però al momento non abbiamo nessun documento che ce lo dica. È una nostra illazione. Ma ancora avanti abbiamo parlato dell'inglobamento nella controguardia, poi assedio del 1799, quello degli austro-russi, le antiche strutture del Bastis, mi spiegava Fabrizio, servono ancora come ottimo rifugio per i militari mentre la cittadella era sottoposta al bombardamento. E ulteriormente, come tutti ricorderete, nella seconda metà dell'Ottocento sono proprio le autorità torinesi a decretare l'abbattimento della fortezza. I lavori di urbanizzazione arrivano in corso nella zona di Corso Matteotti, angolo Corso Galileo Ferraris, nell'ultimo quarto dell'Ottocento. All'epoca i corsi si chiamavano Corso Porto e Corso Sicrato. Ora, gli impresari che devono costruire le case trovano ovviamente le vestigia del Bastis. La parte superiore viene completamente ablata, completamente distrutta, e le parti che trovano sottoterra le riempiono con la risulta di scavo delle fondamenta. Quindi anziché portare via i tombarelli da un metro cubo con l'asinello o il cavallino che li portava via, buttano questa terra sotto con la scusa di consolidare, che non era vero per niente, ma soprattutto per risparmiare la spesa di trasporto. E così il Bastis dorme interrato per alcuni anni, fin quando durante la Seconda Guerra Mondiale un tratto delle gallerie di contromina del Bastione di San Lazzaro diventano rifugi di protezione antiaerea. E allora ecco che senza saperlo utilizzano una parte della contromina del Bastis come collegamento dalla scala che scende dalla casa per arrivare alle gallerie. Però del Bastis ovviamente non sanno nulla. Per arrivare a, ecco, volevo fare un inciso. Ci si può chiedere chi è che aveva ideato tutta questa bella cosa. Allora, il più indiziato è un ingegnere militare che si chiamava Ferrante Vitelli, da città di Castello, il quale aveva solo 22 anni, ma aveva già servito come militare nelle armate del Duca e successivamente era diventato un ottimo ingegnere militare, al punto che Emanuele Filiberto se ne serviva per la stessa cittadella. Ma cosa che è ancora più interessante è che in una sua lettera del 1575 Ferrante Vitelli scrive: quella casamatta l'ha inventata il signor Duca mio e non io né altri. Il re cristianissimo, il duca di Ferrara, il maresciallo d'Anguilla con tanti cavalieri capitani l'hanno vista e ammirata per cosa rarissima et meravigliosa. Ora facciamo pure la tara di un po' di piaggeria che può esserci in tutto questo, no? Lodare il sovrano. Ma dobbiamo ricordare che Emanuele Filiberto era un esperto di fortificazioni e amava proprio disegnarle e progettarle. Quindi possiamo ascrivergli il merito di gran parte del Bastis. Il Bastis che era costato moltissimo e che era rimasto l'unico, non aveva potuto fare i due o tre che voleva, era rimasto l'unico, il Bastis che costituisce un unicum fortificatorio di carattere europeo. Per arrivare alla riscoperta dell'opera dobbiamo arrivare all'anno 1958. È il mese di marzo quando due personaggi interessanti si rivolgono alla custode dello stabile di via Papacino numero 2. Uno è un primo capitano dell'esercito, capelli e baffi scuri, alto, ai tante, si chiama Guido Moretti e ha saputo da qualcuno che vive nella casa che le cantine del palazzo sono collegate con le gallerie della cittadella. Insieme con lui c'è un giovanotto che è un laureando in medicina che si chiama Cesarino Volante, abile scalatore alpinista, purtroppo morirà dopo pochi anni proprio in montagna, ma anche
abile speleologo, per cui Amoretti l'aveva cooptato nelle sue ricerche sotterranee perché era molto utile. Nella foto che vedete, raccontiamo com'è andata prima. La custode accompagna questi due uomini negli infernotti, quindi nel piano inferiore della cantina, apre una porta di metallo rugginosa, questi si trovano davanti a una magnifica scala che scende e che è quella che fu costruita durante la Seconda Guerra Mondiale per accedere ai rifugi. Scendono questa scala e si trovano esattamente in questo punto. Percorrono, senza saperne nulla di positivo, un pezzo della contromina del Pastis, stanno per infilarsi nella galleria capitale bassa del Pastore di San Lazzaro, quando Cesare Volante, con la torcia elettrica, vede che sul muro di sinistra c'è una grossa breccia dalla quale c'è una grande caduta di terre e di detriti. I due sono agilissimi. Salgono, si arrampicano tra questa terra e la volta, arrivano in un ambiente che è totalmente pieno di terra, ma che si suppone enorme perché si vede benissimo l'arco della volta a botte, il quale è di cospicue dimensioni. Ovviamente non sanno darsene ragione. Vanno a visitare le gallerie di Contromina, finiscono la loro esplorazione e qui vediamo nella fotografia di destra, in una foto che in realtà è del 1992, però vediamo Guido Amoretti proprio nel posto dove avvenne la scoperta, cioè quel buco che c'è alle sue spalle è proprio quello che gli aveva permesso di entrare per scoprire le primissime vestigia del Pastis. Ora, per Amoretti stava cominciando un periodo importantissimo della sua vita. Nel mese di ottobre scopre la scala di Pietro Micca, successivamente viene inaugurato questo museo e nei mesi successivi lui deve continuare a esserne il direttore proprio e poi ne diventerà il conservatore e poi di nuovo il direttore, quindi lo seguirà per tutta la sua vita, come sappiamo. E quindi il pensiero di quella grande volta che aveva visto in via Papacino rimane sicuramente nella sua mente, ma non può fare niente per andare a sapere di più. Però negli anni 60 intorno a lui si catalizza un certo numero di personaggi i quali sono molto interessati alle gallerie sotterranee. E allora Amoretti costituisce un primo gruppo di scavo. Con questi esploratori prima di tutto va a visitare le gallerie del San Maurizio, che sono le più comode, qui ci si arriva proprio dal museo comodamente. Queste gallerie vengono in parte ripulite, vengono studiate e avviene anche un episodio singolare, no? Che a un certo punto si trovano in un ramo di mina, c'è un bel muro, dicono vediamo cosa c'è al di là del muro. Buttano giù il muro e si trovano in mezzo a scaffali pieni di bottiglie di Nebbiolo, Barolo, perché sono andati a finire nelle cantine dell'albergo Doc e Milano. Ovviamente scuse, risarcimenti, tutto quello, ma la faccenda finisce bene. Era andata bene tra le bottiglie di Barolo e finisce bene ugualmente. Però Amoretti a questo punto dice: utilizzo l'ottima volontà e l'abilità di questi primi scavatori per andare a vedere cosa posso combinare al Pastis. In effetti lui li porta al Pastis e praticamente le uniche due parti dove potevano scavare erano una in quella camera di combattimento di cui Amoretti aveva intravisto la grande volta e l'altra la parte est di quella galleria di Contromina che vi ho descritto. Ora, questi primi scavi erano degli scavi importantissimi ma di carattere esplorativo, quindi non era previsto che la terra venisse portata fuori. La terra che veniva tolta veniva ammassata all'inizio della galleria Capitale Bassa. Ciò nonostante hanno fatto un lavoro enorme questi uomini, perché entrando nella camera di combattimento hanno cominciato a pulirla, è venuta fuori questo muro che era uno dei muri trasversali e mentre da questa parte lo scavo è stato faticoso ma relativamente semplice, è stato molto più complesso nella galleria di Contromina, perché come vi ho spiegato questa galleria aveva tutti i pozzi che andavano verso l'alto,
i quali erano stati anch'essi interrati, per cui formavano dei coni di deiezione, poi ne abbiamo saputo qualcosa anche noi. E allora Guido Moretti applica un sistema antico ma sempre attuale, che è quello del marciavanti, cioè delle particolari armature costituite da parti che sono orizzontali, con delle assi spesse, delle assi, che vengono messe in orizzontale. E addirittura abbiamo il disegno che Moretti fece delle diverse parti componenti che servivano per realizzare il marciavanti. Questo è uno delle migliaia e migliaia di documenti che ci sono nell'archivio Moretti e che la figlia Carla, con l'aiuto di altri volontari, tra cui il sottoscritto, sta sistemando, e sono veramente importanti. Ma succede un fatto, che loro riescono in effetti ad arrivare fino in fondo al muro di questa contromina, quindi l'esplorazione è perfetta, fanno anche un buco nel muro per vedere se al di là c'è qualcosa, ma i loro scavi naufragano nella benzina, nel senso che il distributore di benzina che c'è in Corso Matteotti, quasi all'angolo con Corso Galileo Ferraris, soffre di una grave lesione nella sua cisterna. Per cui litri e litri e litri di benzina scendono nel sottosuolo e rendono totalmente irrespirabile l'aria da ogni parte. Io mi ricordo ancora che negli anni 70 il muro destro della Galleria Capitale Bassa del San Lazzaro era tutto rosso per il piombo tetraetile che vi si era depositato. Ecco, scusate, sono andato fuori campo, ma insomma, non ci hanno perso molto. Però l'idea di continuare gli scavi continua. E infatti Moretti lascia passare qualche anno, nel frattempo, siamo proprio negli anni 70, forze nuove vengono a unirsi a quelle dei primi esploratori e Moretti decide di riprendere i lavori al Pastis, ma con un altro modo, cioè tirando via la terra che veniva spostata durante gli scavi. E questa è veramente un'idea vincitrice di Moretti, perché in 30 anni ha permesso proprio di tirare fuori tantissimo del pastis, ed è ciò che interessa di più. Il 24 di settembre Moretti scrive una lettera alla sovrintendenza, la quale immediatamente si rivolge al municipio di Torino dicendo: date una mano al generale, al colonnello Moretti, al colonnello Moretti, con i suoi volontari, perché stanno veramente facendo un'opera meritevole. E in effetti il municipio accorda un permesso, è il permesso di scavo che davano a tutti quelli che aggiustavano le linee telefoniche, le linee i tubi dell'acquedotto, eccetera. Infatti terminava in un modo abbastanza ambiguo, perché diceva: alla fine dell'opera lo scavo dovrà essere restituito colmato alla città. Quindi se dovessimo ricolmare tutto sarebbe un travaglio. Bene, si ottiene anche che il municipio scavi un pozzetto e metta un bel tombino a doppia chiusura, proprio in corrispondenza del primo pozzo della contromina. Nel frattempo, sull'alberato di Corso Matteotti viene collocata quella che noi chiamavamo la baracca, cioè un furgone edile con le ruote, che viene collocato lì nel corso e che per noi è stato fondamentale, perché non serviva solo per cambiarci e per conservare gli attrezzi più minuti, che erano quei picconi, pali, non erano i microscopi, ovviamente. E quello che è anche importante è che serviva come luogo di ritrovo, nel senso che in rare occasioni, ma se c'era la festa di Santa Barbara o quella di Natale, ci trovavamo nella nostra baracca, stappavamo delle bottiglie di spumante, mangiavamo il panettone, e qui vediamo una delle rare immagini di Guido Moretti come bevitore, il quale sta brindando appunto in questa occasione. Ma a cosa ci dedichiamo? Ovviamente non potevamo che dedicarci alle stesse cose, agli stessi ambienti dove avevano lavorato i primi esploratori. Qui abbiamo tre carte diverse. Quella che vedete colorata, almeno in parte, quelle colorate sono le parti che noi abbiamo scavato al di fuori del passaggio di collegamento, che quando fu fatta questa elaborazione non c'era ancora. Ebbene, questa carta è stata la prima che Moretti trovò
è data al 1601 e fa parte del Trattato dell'Architettura Militare di Gabriel Busta. La pianta che vedete sopra l'ho trovata io parecchi anni dopo all'Archivio di Stato di Torino, sezione Corte, ed è stata tracciata dall'ingegnere militare Guiberto, o Guibert che dir si voglia, ed è una carta molto più fedele, risale al 1702. Sulla destra, 1717, abbiamo invece una carta che era quella del capitano Bozzolino. Allora, cosa cominciamo a fare? Cominciamo a scavare anche noi. Ah, devo fare una precisazione. Ovviamente io non parlo a titolo personale, ma do la parola e, diciamo, entro proprio anche nel carattere dei 153 volontari che in 30 anni si sono succeduti in questo scavo. Questa è la prima cosa da dire. La seconda cosa da dire è che io ho sempre agito come un volontario come tutti gli altri, perché lo ero, con la differenza che l'allora colonnello Amoretti mi aveva assegnato il permesso di scavo e le chiavi per aprire e chiudere il cantiere. Oltre a quello cercavo di coordinare un po' gli scavi in relazione a cosa diceva Guido Amoretti, che fu sempre il direttore responsabile del cantiere. Allora, fatte queste premesse, devo dire che cominciamo a scavare anche noi nella camera di combattimento e in questo tratto, che vedete bene, della galleria di Controvina. Qui c'è Amoretti con alcuni scavatori, proprio agli albori del nostro scavo. E qui vediamo meglio il posto dove eravamo, proprio il posto dove Amoretti aveva fatto la sua scoperta. Se guardate in basso a sinistra, c'è un'apertura che era stata scavata nel Settecento affinché il pastis potesse essere comunicazione con le gallerie settecentesche, e potete notare il grande muro trasversale. Ora, rifacendoci alla situazione cinquecentesca, dovete con la fantasia eliminate questo passaggio, vedete il muro nella sua interezza, notate che il muro è attraversato da un cunicolo abbastanza stretto. E qui viene fuori una delle funzioni di quella camera di combattimento alta delle quali vi parlavo. Una delle funzioni era quella di poter abbattere una grata, la quale andava a chiudere questo passaggio formando quel compartimento stagno di cui vi parlavo prima. Inoltre il muro aveva delle magnifiche moschettiere dalle quali si poteva tirare quei fucili e sopra aveva una caditoia, sistema antico ma sempre valido. C'era un pozzetto nella volta, dalla camera di combattimento potevano essere buttate delle granate a mano che erano le antenate delle bombe a mano, le quali battendo su quella parte di muratura che era obliqua facevano un bel rimbalzo, quindi andavano a finire distanti dal muro e diventavano molto più lesive nei confronti del nemico, perché ovviamente formavano delle schegge che erano pesanti, appuntite, molto lesive. Allora noi cominciamo a scavare, vedete che di terra abbiamo cominciato a toglierne qua, con un problema che era quello di smaltire la terra, perché noi dovevamo, adesso andiamo avanti, così cerchiamo di spiegarci meglio, questo era lo scivolo che permetteva ai secchi che venivano riempiti nella camera di combattimento di scendere fino al livello della contromina. Se non sono sufficientemente chiaro, andate a visitare il pastis, così vi rendete conto di tutto. Comunque, problema iniziale era che noi dovevamo prendere questi secchi, caricarli su una carriola, la quale faceva tutto questo giro nella contromina e arrivava all'unico pozzo, che è quello che vi ho detto che il municipio ci aveva aperto. Oltretutto ci andava un pochino di abilità, perché la carriola in orizzontale non riusciva a fare questa curva, per cui chi faceva la curva doveva fare come i motociclisti, no? Doveva fare la piega, per cui così facendo la carriola riusciva a fare la sua curva parabolica e potevamo scaricare la terra. Ma intanto guardavamo con occhi pieni di desiderio quello che chiamavamo il pozzo del benzinaio, che era un pozzo scavato durante la Seconda Guerra Mondiale, proprio quando le gallerie erano diventate rifugi di protezione antiaerea, che dalla galleria sboccava proprio lì dove c'erano le pompe del distributore.
inutilizzabile, perché all'interno aveva delle mezzelune frangisoffio che avrebbero impedito il passaggio del secchio. Allora un nostro bravo scavatore, dotatosi di un generatore, di un martello elettrico, pian pianino, con molta pazienza, è riuscito a togliere tutte queste mezzelune. Per cui l'asportazione della terra è diventata molto più facile, perché anziché fare tutto quel giro che vi ho descritto, bastava raggiungere l'inizio della galleria Capitale Bassa, e che vediamo qua nella sua bellezza, e di qui c'era la possibilità di tirare sul secchio. Nello spaccato che ha eseguito Carla Moretti, il posto del pozzo era più o meno questo. Bene. E sopra c'era il verricello. Noi avevamo due verricelli, che sono quelli che ci hanno permesso di estrarre 1250 tonnellate di terra per un totale di 25.000 ore di lavoro. Oltretutto prolungato in 30 anni, perché non è che tutti noi andassimo a lavorare dal mattino alla sera. Andavamo a lavorare a lunedì sera, perché era la sera in cui le mogli, le fidanzate e le ragazze ci facevano uscire più volentieri, e scavavamo dalle 20.45 alle 23.15. C'era il tempo di aprire il cantiere, fare una bella sudata con due ore di scavo e poi di tornarsene a casa. Ma qui vediamo un magnifico disegno del Corni, che ha fatto tanti disegni per la rivista Bell'Italia, fra cui anche il Pastis. È stato abilissimo, perché con pochi elementi è riuscito veramente a rendere bene l'idea della fortezza, della fortificazione. Ecco, il luogo in cui noi abbiamo continuato gli scavi nella contromina in un primo tempo è stato questo. Vedete, è la parte, questa parte qua praticamente, il lobo est, come lo chiamiamo. Condizioni di scavo difficili, perché ovviamente l'ambiente era piccolo, la terra era ancora molto in alto. Noi abbiamo sbancato la terra portandola, rendendo la galleria alta 2 metri circa, ma ci sarebbero altri 2 metri da scavare, perché la galleria era alta 4 metri. Non l'abbiamo fatto perché altrimenti c'era lavoro per altri 2 anni. Dovevamo lasciare qualcosa da fare anche agli altri, no? Allora, qui vedete appunto questa condizione di scavo, e notate come erano pieni questi cunicoli, un altro punto. Comunque, andiamo avanti, anche noi costruiamo non dei marciavanti, ma mettevamo sotto i pozzi, dopo aver scavato a fatica tutto il cono di deiezione, perché c'era, oltre all'avanzamento in orizzontale, c'era anche quello, chiamiamolo in verticale, togliendo questi pozzi. Tubi d'almine con delle assi di legno catramate, adesso è sparito tutto, che sostenevano e davano sicurezza. Con questo siamo riusciti ad arrivare fino in fondo alla galleria, e vedete che il lavoro finito valeva veramente la pena di essere fatto. Ma per lungo tempo, pensate, per 15 anni, tutta la parte ovest, diciamo, centrale e ovest della contromina era stata assolutamente irraggiungibile, perché nel punto in cui comincia questa colorazione, uno dei pozzi era stato riempito completamente di calcestruzzo. Quindi sì, avevamo provato martello e scalpello, ma non ce la faceva neanche il famoso gigante del plasma, non a fare quel lavoro lì. E allora un nostro collega, che è qui presente e ringrazio, non faccio nomi di nessuno perché dovrei fare i nomi di 153 persone, sarebbe un po' lunga. Comunque porta prima un generatore e poi otteniamo addirittura un contratto con l'azienda energetica municipale, riusciamo ad avere ragione di questo pozzo pieno, riusciamo ad avere ragione degli altri pozzi, e pian pianino ci portiamo a scavare tutta questa parte, rendendo agibili i 140 metri di lunghezza della galleria. Ecco, qui potete notare proprio il pozzo, che la difficoltà che c'è stata, data la quantità di calcestruzzo che c'era da togliere. Questo strano tubo nero era un tubo di aerazione. Avevamo scovato un termoventilatore che era stato trasformato da un altro socio qui presente in ventilatore,
e quindi questo tubo adduceva aria fresca fino sul fronte di scavo, permettendo allo scavatore di andare avanti. A un certo punto troviamo un grosso inghippo. C'era un plinto della casa, il quale andava proprio a chiudere totalmente la contromura. Amoretti prende una delle sue decisioni da generale. Sciapumo la muraglia, rompiamo il muro. Abbiamo rotto il muro esterno del pastis, vedendo che era largo una trentina di centimetri. Abbiamo scavato in questa parte grigia, che è la cosiddetta puddinga. I muratori piemontesi una volta la chiamavano la grisa, cioè proprio la parte, questo conglomerato che è, diciamo, difficile da scavare, ma che è stato importante nella costruzione di tutte le gallerie. Riusciamo quindi a superare questo ostacolo, andiamo avanti abbastanza tranquilli, fin quando troviamo l'ultimo pozzo, che disgraziatamente era pieno di terra, e in alto, sopra questo pozzo, c'era un bel cortilaccio tolato. Quindi se noi avessimo tolto la terra, avremmo prodotto una frana e quindi un affossamento nel cortile, che non sarebbe stato molto indicato. E allora ecco che il solito volontario, pieno di ingegno e anche generoso, costruisce queste centine con i tubi d'almine, in modo che si può, ecco qui vedete addirittura il progetto, e possiamo indubbiamente arrivare fino al fondo, come vi ho detto, quindi 140 metri della contromina. Ed è sempre la contromina che ci riserva un'altra sorpresa. Una formidabile, siamo nel 1983, abbiamo una formidabile fuga di acqua. Chiamiamo l'acquedotto municipale, allora non era ancora SMAT, era ancora acquedotto. Questi dell'acquedotto scavano un bel buco quasi all'angolo tra via Papacino e Corso Matteotti, dove adesso c'è l'ingresso ufficiale del Pastis. E guardate, potete ripassare un attimo la questione delle due camere di combattimento, no? Quella inferiore e quella superiore, che sono state ben colorate da Carlo Amoretti in questo disegno. Se quelli dell'acquedotto scavavano poco di giorno, noi scavavamo molto di notte. Per cui a un certo punto questo buco diventa più profondo. Vedete che comunque non era granché, nel senso che arrivava praticamente alla vita o poco più di uno scavatore. In effetti, se, però, troviamo delle cose interessanti. Questa e questa, sì. Sotto quel berretto di velluto c'è la testa di Guido Amoretti, sotto l'elmetto verde c'è la mia, qui c'è un altro scavatore. Stiamo cercando di capire cosa potevamo fare. La soluzione era una sola, togliere la terra. Otteniamo dal municipio un altro pozzetto con la chiusura. A Torino c'è Pozzo Strada, ma c'è anche la strada dei Pozzi. Otteniamo la possibilità quindi di poter cavare la terra. E qui vedete che agli inizi andare sul fronte di scavo era facilissimo, perché bastava fare un saltino e eri sotto. Ma continuiamo a togliere terra. È bello vedere anche il parco macchine dell'epoca, no? Questa Alfa, una BMW molto squadrata, sulla mia testa ancora dei capelli che adesso non ci sono più, bene. Ma soprattutto, togliendo secchio dopo secchio la terra, liberiamo una parte, lo vedete bene nel disegnino sulla destra, liberiamo una parte della camera di combattimento superiore. E scopriamo anche la volta di quella che era la camera inferiore, la quale era comunque totalmente piena di terra che bisognava togliere. Ora, per fare questo, me lo sono scritto, il 21 marzo del 1987 acquistiamo dall'impresa Giglio di Borgone di Susa, con la cifra di lire 115.000, un tratto di ferrovia Decoville, che noi tratteremo, la chiameremo scherzosamente a trazione animale, perché come si vede eravamo noi che la spingevamo. Ora, vi assicuro che portare questa Decoville all'interno del Pastese è stata un'impresa, perché bene o male i binari andavano, ma i carrelli erano pesantissimi. Abbiamo dovuto scendere i due piani di scale della cantina, facendo attenzione di non rovinare i muri, eccetera. Ci siamo trovati nel punto dove adesso c'è un collegamento magnifico fra la cantina e il pastis. All'epoca era una piccola breccia che avevamo allargato un pochino. C'era anche a disturbare un tubo di grès degli scarichi fognari, che se l'avessimo rotto
andavamo a finire veramente in una situazione difficile, però siamo riusciti a montare la Decoville. E allora, andando avanti, abbiamo rilevato, era ancora pieno di terra, no? Per una bella altezza, abbiamo rilevato la parte superiore della muratura trasversale. Avevamo l'esperienza di quella che era stata scoperta già fin dai tempi dei primi scavatori nell'altra camera di combattimento. Vi ricordate l'immagine che vi ho mostrato, no? Diciamo il muro con quel passaggio, quel tunnel sulla destra. Quindi, benché fosse pieno di terra, sapevamo che c'era. E allora abbiamo deciso di scavare un pozzo. In questa parte superiore abbiamo messo una rotaia di ferro inclinata. C'era la carrucola che noi caricavamo di terra dall'interno di questo pozzo man mano che procedevamo. La carrucola saliva con il secchio fino a quella rotaia, poi per suo peso scendeva sulla sinistra e potevamo scaricare il secchio sulla decoltura. Ora, una squadra continuava a scavare il camerone, l'altra squadra andava avanti. In effetti, appena al di là della... Ecco, ho messo altre due immagini interessanti. Questo è quel passaggio quando avevamo già tolto una notevole quantità di terra, e questo è come si presenta adesso, dopo i restauri del 2014. Quindi vedete che valeva veramente la pena fare quel pozzo, fare tutto quel lavoro. Procediamo. Con grande sorpresa, al di là della muratura trasversale, che vedete ben disegnata qua, quindi noi abbiamo fatto questo tratto di scavo, qui dentro troviamo che il paramento di mattoni cinquecentesco era stato asportato in epoca imprecisata, e sotto c'erano dei mattoni sesquipedali romani di Augusto Taurinorum. Mattoni di recupero. Io vi risparmio tutte le ricerche di archivio che sono state fatte e che continuano ancora adesso, particolarmente per merito di Fabrizio Zalmoni. Comunque, abbiamo scoperto che erano stati scrostati dalla muratura di Augusta Taurinorum tra la porta est della città romana e il luogo dove c'è il santuario della Consolata. Di lì vengono questi mattoni. Ma non tutte le sorprese erano belle. Andando avanti ci accorgiamo che le volte erano state tagliate durante la costruzione del palazzo, la cosiddetta Casa Agnelli, erano state proprio tagliate di brutto. Ma c'era un problema, che lì sopra c'era una cantina della casa dove c'erano quintali e quintali di riviste con la pubblicità Fiat. Allora abbiamo informato, noi eravamo i vicini scomodi, abbiamo informato chi di dovere, e così hanno aspettato il mese di agosto in cui i grandi direttori se ne andavano in vacanza. Hanno rifatto il piano di cantina, su nostra richiesta hanno fatto scendere il cemento dentro teli di nylon, di modo che questo cemento è venuto ad affrancare le volte che prima, tenevano a lastra come nelle vestigia dei ponti romani, no? Quindi vengono chiuse, però abbiamo fatto sì che fosse lasciato lo spazio per mettere i mattoni poi durante un eventuale restauro, che poi per fortuna ci fu. Ecco, ci si può chiedere, ma come facevate a scendere lì sotto? Beh, ve lo dico subito. Agli inizi passavamo proprio dalle cantine. Poi abbiamo scoperto che uno dei pozzi di ispezione dei servizi sotterranei della casa era proprio adiacente al pastis. Quindi abbiamo rotto la camicia di questo pozzo e abbiamo cominciato a servircene fin quando, attenzione, nell'87 sempre, aspetta, un po' più avanti, nel 95, scusate, abbiamo una visita del compianto Domenico Carpanini e dell'assessore Vernetti. Carpanini, ve lo ricorderete bene, è un omone, quindi a passare in quel pozzo ha avuto tutte le sue difficoltà, per cui ha detto qui dobbiamo fare una scala. Per fortuna, viene costruita questa bellissima scala che ci permette di discendere senza eccessive difficoltà. Ma intanto, nella nostra mente, rimaneva l'idea delle cannoniere. Noi ipotizzavamo, ed eravamo quasi sicuri, che sotto via Papacino almeno una delle cannoniere doveva essersi salvata. E qui vediamo, sempre nel disegno del Capra, come erano queste cannoniere, con le loro volte a botte, unite da un passaggio, e alle spalle avevano la cosiddetta grande volta, che era un ambiente, che lo vediamo qua,
era quello nel quale potevano essere ricoverati i pezzi quando non venivano utilizzati. Poi il cannone veniva spinto avanti e poteva essere utilizzato. Cannoni erano degli smerigli, quindi dei cannoni piuttosto lunghi e di non grande calibro, ma perfettamente adatti per una difesa antiuomo del fossato. E Amoretti interpella il municipio. Io vi devo confessare che in quel mese di febbraio del 1982 ero tranquillo a Cogne che facevo sci di fondo, quindi non ho visto il fatto. Comunque questi scavano fino a meno 7, bucano addirittura una volta e ci dicono che non hanno trovato niente. Ci danno un po' dei visionari, comunque otteniamo che anche lì venga messo un bel tombino, un pozzetto col tombino. Troviamo la soluzione in un altro modo. Un altro di quei tombini che ci sono davanti al palazzo e che servono per l'ispezione dei sottoservizi della fognatura viene utilizzato per avvicinarci alle cannoniere. Sì, eccole qua. Allora noi raggiungiamo, adesso ve la faccio breve, raggiungiamo nel sottosuolo questa mezza cannoniera, mezza perché era stata tagliata dalla costruzione del palazzo, troviamo il passaggio di collegamento e troviamo la cannoniera che volevamo trovare che era quasi sgombra, cioè che era piena di terra ma che era quasi intatta. Togliamo la terra, andiamo a scoprire la finestra di tiro e addirittura guardate questo piccolo picchetto qua, è quello che nel 500 serviva per incatenare la bocca da fuoco che era sistemata su una culla, come vedete nei film tipo Master and Commander, no? Era una soluzione un po' marinaresca, attaccata con le catene a questo pivot per evitare che il rinculo potesse rovinare il muro. Notate anche che ci sono dei restauri, sono stati fatti dal municipio, però in modo reversibile. Vi devo raccontare però che quando noi dalla prima mezza cannoniera ci siamo inoltrati nel corridoio per arrivare a questa che vedete, non c'era veramente più aria. E allora, usando un sistema antico, abbiamo preso uno di quei soffietti che nelle vigne servono per dare lo zolfo contro l'oidio o che servono anche per attizzare il fuoco nei caminetti. Abbiamo messo un lungo tubo di plastica che raggiungeva il fronte di scavo, per cui abbiamo inventato una nuova professione, che era quello di un tizio che stava accoccolato vicino al vericello e pompava, e così, come fossimo dei polombari, arrivava giù l'aria e abbiamo intercettato il pozzo del municipio. Abbiamo rotto il pozzo e vi assicuro che era una notte d'inverno è entrata una magnifica folata di aria gelida che è stato bellissimo respirare. E di lì abbiamo tirato fuori la terra. Abbiamo nel frattempo scoperto anche l'imbocco della scala che dava dalla camera di combattimento alle gallerie, quello che il Ghibert disegna, e che Carlo Amoretti ha dipinto in rosso. Ecco, vedete com'era in condizioni veramente disastrose prima del restauro e come invece sia diventata bella. Qui sulla destra ho perso il mouse, eccola qua. Ecco. Ma altra perdita d'acqua in via Papacino e altra scoperta. L'acquedotto scava, come sempre noi non manchiamo di scavare, e sotto il marciapiede della zona della via compresa, tra il numero 1 e il numero 3, salta fuori la volta di quella grande volta che vi dicevo, delle cannoniere. Praticamente siamo in questa posizione. Era il grosso ambiente dove venivano ritirate le bocche da fuoco. Ora, c'era un problema molto grave. Il fatto che l'acquedotto municipale ci dava 2 giorni di tempo per colmare lo scavo. Allora Amoretti ha telefonato ad alcuni conoscenti e siamo riusciti ad avere una dilazione di 10 giorni, che ci ha permesso di fare un lavoro interessante, perché loro volevano chiudere la strada, avessero chiuso la strada avrebbero riempito tutto. E allora è nata questa... Ah sì, scusate, me ne perdevo un pezzo, abbiamo trovato anche una delle moschettiere che traforavano il grande muro alle spalle delle cannoniere. Qual è la soluzione che adottiamo? Mettiamo dei tubi d'almine in verticale, di modo che il reperto, cioè quel bell'arco che abbiamo trovato, rimaneva sotto il marciapiede
e noi confidavamo di arrivarci poi per vie sotterranee. Il resto del buco è stato tappato e il piano di strada è stato rifatto. Ecco, qui vedete via Papacino, il luogo di cui vi parlavo è più o meno dove c'è questa macchina grigia. Questa linea rettilinea è quella che ci permette di capire com'era il passaggio di collegamento fra la casamatta e il bastione, che vedremo fra due immagini. Voglio finire con questa immagine che ci ricorda una cosa molto brutta. La riparazione dell'acquedotto era stata fatta male, per cui torna a esserci una cascata di acqua che scaverna sotto la via e attraverso questa scala ci porta giù ancora quintali e quintali di fango che noi togliamo secchio dopo secchio. Il municipio non sente ragioni, veramente una cosa malfatta, costruiscono un muro di chiusura, riempiono tutto e buonanotte. E proprio la beffa della sorte è che noi, Fabrizio se ne ricorda bene, dall'alto di questi gradini, guardando verso lo scavernamento, vedevamo quei tubi d'almine che avevamo messo per tappare il nostro buco, l'arco, che comunque è là. E io non dispero che un giorno o l'altro riusciremo a trovarlo. Oh, ciao Paolo. Bravo. Proseguendo nello scavo della camera di combattimento, rileviamo il passaggio di collegamento fantastico, lungo 46 metri, che si salva miracolosamente la vita, perché era in una posizione compresa fra le fondazioni del palazzo di via Papacino e la fognatura che corringasse la strada. Quindi si salva. E si salva per una lunghezza di 46 metri e largo ben 1,75 m. E diciamo che queste dimensioni ci fanno pensare che addirittura i piccoli cannoni in uso potevano addirittura passare di lì per andare ad armare le cannoniere, in caso di necessità, ovviamente. Potete notare però che la prima parte è traforata da moschettiere. Perché? Ho sparito l'immagine. Ah, eccolo, perfetto. I primi 13 metri del passaggio in realtà non erano nella terra, costituivano una capponiera, cioè costituivano un passaggio rilevato con delle moschettiere che permettevano di tirare nel fosso. Quindi c'era la possibilità anche qui di difendere perfettamente il fossato, che in quella zona era stato diciamo, scavato opportunamente con un taglio a diamante. Ecco, qui possiamo vedere meglio in particolare la caponiera e poi il resto della galleria che va verso il bastione con questo arco ribassato dove ci sono ancora le tracce di quelli che erano i cardini di un cancello che è stato asportato. Ed ecco qua, qui abbiamo 5 dei nostri scavatori che sono all'interno della galleria, vedete che la terra non manca, però la tiriamo fuori. Ma non vi ho parlato intenzionalmente delle nostre ricerche d'archivio. Però c'è un piccolo fatto che vi voglio narrare, anche per toglierci un po' dalla noia di queste cose che continuo a ripetervi tra camere di combattimento, gallerie, eccetera. Dunque, abbiamo detto che Ferrante Vitelli era arrivato alla corte di Emanuele Filiberto, ma arriva anche un altro giovane ingegnere militare dal Portogallo, che si chiamava Damiano de Ruano, raccomandatissimo. Era giovane, viene affidato a Ferrante Vitelli, il quale dovendo andare a Bourg-en-Bresse, non per un viaggio di piacere, ma per andare a occuparsi di quelle fortificazioni, gli assegna un compito facilissimo, la costruzione di un muro. Quando torna da Bourg-en-Bresse, vede che questo muro era stato fatto così male che senza dare troppa pubblicità alla cosa lo fa abbattere e lo rifà. Il nostro Damiano de Ruano, raccomandatissimo, scrive una relazione a Emanuele Filiberto che è la sua condanna. Perché lui, dimenticando che il duca era stato l'ideatore della struttura, ne tira fuori speciosamente dei difetti che non c'erano e scrive soprattutto l'opera cosa inutile e di gran spesa. Ma ciò che è interessante è che Ferrante Vitelli scrive una relazione bellissima, contrastando queste accuse infondate, ed è una relazione che a noi è servita moltissimo,
perché descrive perfettamente il pastis in tante parti, anche in certe che non abbiamo ancora scoperto. Cosa fa Emanuele Filiberto? Prende Damiano De Ruano e gli dà un bel calcio nel sedere, perché lo licenzia senza neanche dargli la lettera di ben servito. Beh, se le ricerche d'archivio continuano, purtroppo, quelle al cantiere non continuano più. Siamo nel giugno del 2007 quando vengono convocati due esperti di sicurezza, i quali rilevano che il cantiere, benché noi lo teniamo con molta diligenza, non ha tutte le caratteristiche di sicurezza, per cui purtroppo è necessario chiuderlo. Chiudere il cantiere vuol dire anche portare via la storica baracca del pastis. Panettone, spumante, attrezzi, tutto diventa un ricordo. La baracca viene caricata su questo camion, miracolosamente non si sfascia mentre la tirano su, e viene portata qui al museo ferroviario del Ponte Mosca. Quando c'era ancora il pallone aerostatico Turing Air, io avevo fatto delle belle fotografie di lì sopra e col teleobiettivo avevo immortalato la nostra povera baracca che era lì protetta da questa locomotiva. E questa è stata la fine della baracca, ma non è stata la fine del gruppo Scavi. Qui vediamo un'immagine un po' più vecchiotta dove c'è Amoretti che esce tutto soddisfatto dal pozzo. Tutti noi con dei sorrisi che non sono di circostanza, ma veramente di felicità per un buon momento che stavamo vivendo. E vediamo, qui mi sto veramente portando alla fine, beati voi. Vediamo l'ultima immagine che abbiamo del gruppo quasi completo, dove non faccio nomi, ma vi dico che c'è di tutto. C'è dal biologo al vigile urbano, dall'informatico all'impresario, dall'orefice al commercialista, addirittura il professore al conservatorio di Torino, i fratelli Megnetti, vabbè, questo ve lo presento, è Mauro, mio fratello, e Agnello che è il veterinario. Era un po' il nostro medico, ognuno ha i medici che si merita. Però, fortunatamente, nel 2014 avvengono dei grossi restauri a cura sotto, diciamo, la direzione archeologica di Fabrizio Zannoni. Gli archeologi, gli architetti Roberto Nivolo e Sonia Bigando fanno un bellissimo restauro. Puliscono i mattoni, cuciono le volte, rifanno l'impianto elettrico. La Fondazione Magneto sponsorizza dei pannelli che vengono messi proprio per i visitatori che cominciamo a raccogliere il pastis, e viene anche sistemato questo ingresso, il quale secondo il progetto doveva essere notevolmente più ampio. Una parte dei fondi sono finiti per finanziare il rivellino degli invalidi, cosa nobilissima, ed è rimasto comunque questo ingresso stradale più modesto, ma che è molto interessante perché è quello che permette di raggiungere le vestigia di un'opera voluta da Emanuele Filiberto nel 1572, 450 anni fa. E io vi ringrazio dell'attenzione. Bravissimo! Si merita un applausone enorme. Si merita una mascherina. Si merita un applausone enorme, perché ha raccontato delle cose che all'80% io ignoravo, anche se conoscevo la storia in generale, e penso che altrettanto non conoscano quelli che non hanno partecipato a questa avventura che è durata più di 30 anni, e che era già iniziata prima, come racconta Carla, anche prima degli anni 70, prima di quel famoso 1976, in cui vennero autorizzati a fare delle ricerche archeologiche che stiamo proseguendo ancora oggi. Bisogna dire che è una storia straordinaria. Vi racconto due parole. Io non ho parlato prima, ma adesso mi permetti di dire due parole in sua compagnia. No, stai qua. Perché il pastis quest'anno è il nostro obiettivo. Quest'anno è dedicato a lui. Ci sarà anche l'anno prossimo, probabilmente. Ma quest'anno è dedicato a lui. Non so se avete letto la Torino Storia dell'ultima edizione del febbraio, 15 febbraio scorso, c'era scritto: Torino vuole il museo del pastis,
Ecco, noi miriamo proprio a quello, a che diventi musealizzato come è adesso il museo e quindi diventi un sito formale come è l'area archeologica. Allora, la prima cosa che voglio dire non è che siamo all'inizio, è già dal 2019 che abbiamo fatto la domanda, che c'è una pratica in corso che stiamo sollecitando alle autorità, purtroppo non sempre sono così sollecite come vorremmo, però miriamo ad arrivarci. Quindi la strada l'abbiamo già imboccata. E questa è la prima cosa. La seconda cosa che vi voglio dire di quest'anno straordinario, allora, che mi ha proprio lanciato un messaggio, lo sentivo da qua là, che bisogna proseguire questa storia e che quindi chiameremo qua Bigando e Nivolo a raccontarci come l'hanno restaurato, perché anche qua è una storia, anche questa è una storia, che ha meritato 133.000 euro che ci sono arrivati dal Consiglio regionale, che dobbiamo ringraziare, arrivavano da Roma tramite il Consiglio regionale, sono arrivati a noi e ci hanno permesso di restaurarlo. Adesso ci sono arrivati altri 20.000 euro dalla Regione. Con questi 20.000 euro abbiamo iniziato un altro piccolo restauro di ampliamento. Avete sentito che ho parlato spesso e volentieri dei pozzi di areazione che erano pieni di terra e sono ancora così purtroppo. Uno no, uno è visibile dall'inizio alla fine. Allora abbiamo deciso attraverso questi fondi di recuperarlo permettendo così di vederlo tutto, di arrivare, di andare a quei 4 metri dalla galleria che lui ci ha raccontato, e quindi ci sarà un ampliamento reale. Avremo un pezzo in più da visitare, ma non ci basta. Quest'anno, e l'ho già detto altre volte, ma mi ripeto, è velocissimo, siamo stati come museo scelti da un grosso consorzio di ditte, pensate, ESA Spazio, Enea, TIM, e la Sapienza di Roma, l'Università La Sapienza, perché assieme al Colosseo e a come si chiama l'altra? Si chiama la Casa di Diana, vabbè, che è vicino a Roma, Ostia Antica, siamo stati scelti per un progetto sperimentale di visita virtuale. Quindi avremo la visita virtuale del Pastis a settembre. La stanno costruendo proprio questi enti col nostro aiuto, perché noi dobbiamo fare lo storytelling di questo. Allora, questo è il nostro futuro del Pastis, che si sta attuando con grandissimo piacere nostro. Allora, io adesso andando avanti qua, ringraziando veramente, e così lo lascio libero, dato che di penne ormai ne abbiamo date troppe, sì. Approfitto di lui per due aspetti. Uno, per dargli, pensate, così al posto di avere Pietro Micca vicino al letto alla sera da leggere, gli diamo una copia della Costituzione italiana con insieme la copia dello Statuto della Regione Piemonte, così può mettere insieme le due cose. Perché questo libretto qua, domani mattina lo daremo a 160 studenti di Torino, perché domani mattina è la giornata dell'Unità d'Italia, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera, 17 marzo, quando è stato unita l'Italia. Perfetto. Allora, noi domani mattina saremo davanti al monumento a Garibaldi per ricordare un patriota del Risorgimento, per mettere una corona di fiori. Poi andremo all'Auditorium Vivaldi della Biblioteca Nazionale Universitaria, dove ci sarà il sindaco, il presidente del consiglio, un assessore della regione, ci sarà l'ufficio scolastico regionale e ci sarà anche un rappresentante, il vice prefetto, perché il prefetto è fuori con un ministro, quindi non poteva venire, che consegneranno a questi ragazzi la Costituzione. Poi faremo anche uno spettacolo teatrale che racconta dal 1848 alla Prima Guerra Mondiale, e dove tra l'altro reciterà anche qualcuno del nostro gruppo storico, e quindi insomma saremo anche lì, faremo partecipi anche lì. Pertanto grazie a Menietti di questo e ti do questo, ma non scappare, sorpresa, è la prima volta che la vediamo. Questa qui l'ha conservata per 10 anni? No, non questo, tu non l'hai conservato questo. Ma pensate che nello scavare questi scavatori
nello scavare le gallerie di Pietro Micca, qua sotto, 15 anni fa circa, trovarono dietro una cosa di lamiera, una bottiglietta come questa. Questa bottiglia qua è una bottiglia come quella dei naufraghi, perché il 1° maggio 1945, ultimo giorno di guerra, perché voi sapete che è finita il 2 maggio in Italia, in Europa è finita l'8, ma in Italia è finita il 2 maggio, questa bottiglietta chiusa con ancora questo tappo, c'era laccato, aveva dentro due biglietti. Il secondo era di una ditta, era un po', raccontava, però uno era importante, era dato 1° maggio 1945 e diceva noi, e metteva i nomi di 4 famiglie, ringraziamo le gallerie di Pietro Micca che ci hanno salvato da quei fascistoni che hanno voluto la guerra e che hanno portato i bombardamenti su Torino. Oggi, ultimo giorno di guerra, ringraziamo le gallerie di Pietro Micca. Questo biglietto l'ho fatto restaurare, non ve lo faccio vedere stasera perché sennò faccio vedere tutto insieme, non va bene, ma questa bottiglia e questi biglietti restaurati dal 20 di aprile faranno parte di quell'area che vedete là dedicata ai rifugi antiaerei che sono all'interno del museo, e il pastis vi ha raccontato, è stato scoperto attraverso un rifugio, proprio riscoperto, chiamiamolo così. Allora, dal 20 maggio qui avremo metà di quest'area che sarà tappezzata da cimeli dei rifugi antiaerei, quindi faremo la storia dei rifugi antiaerei. E per di più dobbiamo raccontare che stiamo chiedendo, quindi vi sto facendo un appello a voi, a tutti quelli che ci sentono, e prego anche voi di diffonderlo, che chi avesse cimeli, ricordi, testimonianze della vita che fecero i genitori, i nonni all'interno delle nostre gallerie, è pregato di portarle qua o di comunicarle entro l'11 aprile, perché così faranno parte di questa mostra, li metteremo fuori, e il 20 aprile che faremo la presentazione di questa mostra, inaugurazione, con una bella conferenza che ci farà l'ASTEC, che è un'associazione proprio che segue i rifugi antiaerei, in quell'occasione faremo anche, presenteremo anche testimonianze, se ci sono. La mostra rimarrà fino a settembre e faremo proprio parecchio focus su questi nostri rifugi antiaerei che sono all'interno. Pertanto è una cosa molto importante, non lo perdiamo, questo è merito di Menietti, di Giuseppe Menietti, che l'ha conservata per 10 anni e ce l'ha data. Ho rischiato io di perderla perché me la sono persa per 4 mesi e accusavo tutti che me l'avevano fregata, invece l'avevo nascosta troppo bene io e non la trovavo più. Però adesso l'ho trovata e quindi l'ho messa protetta qua all'interno e la terremo per il futuro. Allora, grazie di cuore, grazie a te. Permettetemi allora di chiudere ancora con queste attività. Allora, il pastis e l'area archeologica con la primavera, voi sapete, primavera 21 di marzo, domenica 20, riapre l'area archeologica e il pastis. Lo vedete qua in questa nostra indicazione che vedete, ci sono due momenti, pensate, guardate quanta gente veniva al pastis, che è quello che vedete alla vostra destra, o all'area archeologica alla vostra sinistra. Allora, il 20 marzo apriamo l'area archeologica, il 27 marzo apriamo il pastis, e poi a domenica alterne, quindi area archeologica, pastis, area archeologica, pastis, fino all'autunno, quindi fino alla fine di ottobre, tutte le domeniche pomeriggio, dalle 14.30 alle 17, sarà possibile, grazie all'associazione Amici, che ci sostiene in questo ambito, perché voi sapete che l'area archeologica è di proprietà del museo e è gestita dall'associazione. In realtà il pastis è di proprietà dell'associazione e la direzione del museo lo coordina. Pertanto in questo ambito, proprietà, sto parlando che ne ha la gestione data dal comune, in questo ambito quindi l'associazione è un protagonista importante, e salutiamo qua la presidente, il vicepresidente, e in particolare ho il piacere anche di dire che da oggi entra in funzione
il Comitato Storico Scientifico del Museo con Presidente Zannone inizierà a funzionare e ci aiuterà a proseguire meglio proprio negli studi che faremo per il Pastis, perché quest'anno faremo un libro che sarà il regalo di Natale, speriamo di farcela, sul Pastis. Queste storie che avete sentito oggi saranno una parte di quello che racconteremo in questa cosa. Allora, abbiamo parlato di tantissime cose, volevo solo dirvi questo, mentre lui parlava, io sono un militare, 42 anni di militare, e ho nella concezione proprio di vedere o di pensare in una certa maniera. Il Pastis, guardandolo con l'occhio di un militare, nel 1572 era costruito con le caratteristiche e le potenzialità di un caposaldo autonomo moderno a difesa indeterminata, perché sparava a 360 gradi, come sono i caposaldi, sparava a più livelli, aveva tre livelli, dal fossato a metà fossato e sopra, aveva poi un sistema di difesa interno che gli consentiva, anche se sezionato, di continuare a funzionare nel tempo. Insomma, aveva, ed è l'unico esempio in tutto il mondo, con queste caratteristiche, pensate, 450 anni fa chi l'ha creato aveva già nella testa i concetti di guerra moderna. Allora, e bisogna, poi era una casamatta perché aveva all'interno anche i cannoni e tutto il resto, come avevano, se voi pensate alla linea di difesa atlantica della Germania, aveva tanti casematti che difendevano. Insomma, quindi siamo nel moderno. Allora, permettetemi adesso di salutarvi, ringraziando tutti voi che siete qua, veramente avete riempito questa sala, a chi spero ci abbia seguito, e permettetemi di salutare in maniera particolare un giornalista che è qua con noi, Bruno Gambarotta, che racconta Torino sempre, 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 sempre. E ci fa veramente piacere che questa sera sia anche lui testimone, visto che ha preso appunti, e quindi questo ancora di più mi fa piacere che abbiamo la storia di Torino nelle nostre mani, sotto i nostri piedi, e noi la viviamo con un grande entusiasmo, con grande passione, attraverso a tutti gli amici dell'associazione, amici del Museo Pietro Micca, e vogliamo trasmettere queste cose a tutti. Allora, grazie, grazie davvero a tutti, buona serata e ci rivediamo quando... Fermi, lasciatemi che mi sono dimenticato una cosa. Abbiamo messo una conferenza in più, perché vi avevo detto prima, quando ho detto fortificazione alla moderna o all'italiana, qualcuno ha detto ma non è così. Allora, difatti, abbiamo messo il 30 di marzo la fortificazione alla moderna, da italiana ad europea, quindi come è evoluta nel tempo. Ci sarà una conferenza proprio su quella. E quindi grazie a tutti voi che venite. Vi ricordo allora quella famosa conferenza che avremo il 20 aprile, in cui racconteremo contro le offese dal cielo, la protezione antiaerea durante la guerra 1943-45, e ci sarà questa splendida mostra che ci accompagnerà. E lancio ancora, anche se l'ho già detto prima, questa ricerca, questo appello alle testimonianze. Quindi chiunque abbia o conosca chi ha qualcosa, ce lo faccia avere. Grazie a tutti ancora, buona serata.